Signore e signori, restate con noi, grande musica, grande training di box, grandi campioni, e domani mattina, se vorrete, potrete iscrivervi per partecipare a un training diretto del nostro campione Loris Stecca. Baldacci Loris. Come? Baldacci Loris? Sì. Cos'è che hai fatto tu, Loris? Campione internazionale dello stato di New York. Settembre vado a fare l'Europeo in Germania. Settembre vai a fare l'Europeo in Germania, degli over? 35. Quanti anni hai? 43. 43, sei di? Rimini. Sei di Rimini? Sì. Dove ti alleni? Da Luca? Sì, alla Tiger Gym. Alla Tiger Gym. Bravo, bene. Sempre due cinque, no, no, due. Bravo. Non allungarti tutti, non allungarmi troppo. Bravo. No, troppo lunghi. Tutti corti. Allora, sul jab, il jab e basta. Bravo, il destro te lo faccio. Apprezzare questo tipo di allenamento, è un allenamento fenomenale, bellissimo, poi insegna la difesa personale ed è uno sport pulitissimo, che è la cosa più importante che ci sia. Perciò poi tutto verrà seguito secondo quello che deciderà il destino. Perfetto, grazie. Ragazzi della Adriatic Academy, che facciamo gli allenamenti a terra là nella struttura, nella public life, non so se l'avete vista quando siete arrivati al bagno. Se siete arrivati dal mare, beh, per voi, perché vuol dire che avete la barca. Voglio fare i complimenti a George perché è riuscito a dire tutto senza respirare. Grazie. Dopo l'allenamento di oggi, quindi bravo, si vede che è il fisico. Ole, vieni qua, perché sei timidone? No, io non sono. Io sono tuo amico innanzitutto, eh? Io non sono timido. Comunque buongiorno per questa bella giornata di allenamento. Mi piace tantissimo di allenarsi con Loris. Per me è un onore veramente. Facciamo un applauso, ragazzi, facciamo un applauso a questi atleti che oggi sono qua per farci vedere quanto è bello, quanto è difficile, quanto fa sudare l'allenamento della box. Lo vedo scritto sul tuo cappellino, ti puoi presentare? Sì, ciao a tutti, io mi chiamo Luca Berger, faccio il pugile professionista e una palestra di pugilato a Rimini, la Tiger Gym. Ringrazio Loris perché ci ha invitato qua. Ad esempio, per me che faccio combattimenti è bastato che Loris mi desse un piccolo consiglio che per me vale più di qualsiasi cosa e me lo porto a casa, quindi per me questo oggi è grandioso, basta un piccolo consiglio di un campione che ti cambia la giornata. Grande ragazzi, bello, 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 applauso ragazzi. Anch'io i brividi Loris, è una cosa eccezionale quella che ha detto. Io ringrazio Luca perché Luca è troppo buono nei miei confronti. Io quello che posso fare è dare la mia esperienza per un ragazzo che si impegna, vuol fare, ci crede, crede in me e dico quello che ho provato nella mia vita, non invento niente di nuovo. Perciò se lui fa bene questa mia medicina, ben venga. Luca è un campione, poi dimostrerà quello che avrà imparato e sa fare. Sono sicurissimo che avrà un grosso successo. Grazie Luca, grazie mille, grazie. Complimenti, grazie di essere stato con noi. Adesso voglio andarti personalmente a fare quella birra. Yeah. Però prima di tutti vorrei ringraziare ancora Loris per essere qui oggi. Grazie. E ti ripeto, oggi hai una sfida, cioè oggi è facile, ma domani hai una sfida importante. Oggi è antipasto, domani sarà un po' più difficile, no, ma non ci sarà problem perché the winner sarò io. E sai, no, che c'è un Toto scommesse sotterraneo. Noi puntiamo su di te. Si sta allenando oggi, mi ha detto oggi, mi sto allenando alla Shake Now Baby, si sta preparando. Ma dopo vedremo domani il tutto. Allora, io non voglio offenderti, però so che Rocco avrà una schiera di pubblico femminile incredibile. Mi stanno continuando ad arrivare i messaggini nel cellulare per dire che vogliono prenotarsi sempre più vicino, sempre più... Ma come la spieghi sta cosa qui? Tu hai un pubblico trasversale, lui stranamente ha un pubblico femminile, io non capisco, è più dalla parte del femminile. Basta farsi una domanda, il destino vuole ciò. Il destino vuole ciò, quindi un applauso, grazie a Loris, l'ultima intervista.
tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To be.